Esploriamo i paesaggi, le pianure. Le pianure sono territori che non superano i 300 metri di altitudine, cioè di altezza, rispetto al livello del mare. In pianura possiamo individuare due principali paesaggi molto ricchi di attività umane: il paesaggio di campagna e il paesaggio urbano. Nel paesaggio di campagna si praticano con facilità, grazie al territorio pianeggiante, l'agricoltura e l'allevamento. Troviamo infatti vasti terreni coltivati percorsi da canali di irrigazione, cioè corsi d'acqua creati dall'uomo per trasportare l'acqua dei fiumi nei campi, che in questo modo vengono irrigati. I campi sono separati l'uno dall'altro da filari di alberi, cioè file di piante come tigli o pioppi che proteggono le coltivazioni dal vento. In campagna ci sono anche le fattorie, dove vivono i contadini e vengono allevati gli animali. Il paesaggio urbano, invece, è costituito da città e paesi, cioè i centri abitati in cui sono costruite case ed altri edifici. Ai margini delle città si trovano spesso anche fabbriche e capannoni dedicati alle attività industriali. In pianura i trasporti sono più veloci perché il paesaggio non ha molti ostacoli. Qui ci sono molte strade e ferrovie che consentono lo spostamento di persone e merci. Anche la maggior parte dei grandi aeroporti si trova in pianura. Le piste di decollo e di atterraggio hanno bisogno infatti di molto spazio e di collegamenti veloci con le città.